conosciuto Mauro cercando un po' su internet, come penso faranno in tanti. Ho guardato molto il suo sito, il suo blog, e mi hanno colpito le sue fotografie, la passione che ci mette e quello che riesce a trasmettere con le sue fotografie. L'ho chiamato poi mio primo figlio e poi ci sono tornata ovviamente col secondo, perché le immagini del primo, riguardandole, mi hanno trasmesso tanto. Col secondo figlio ho avuto modo di vedere quanto Mauro è riuscito a crescere professionalmente, sempre mettendoci la passione di una volta. È riuscito a mettermi a mio agio ed è riuscito a fare delle foto stupende al mio Tommaso. Mio marito tra l'altro era un po' preoccupato, perché Tommaso era un bambino che dormiva poco, e la cosa importante per queste fotografie è che il bambino sia sereno e che riesca a dormire. Però sotto questo punto Mauro ci ha rassicurato, perché nel caso in cui le fotografie non fossero venute come ci aspettavamo, ci avrebbe restituito tutto quello che avevamo versato, e questo quindi ci ha fatto vivere ancora più serenamente questo momento. Quello che cercavo era una persona professionale che sapesse come fare delle bellissime fotografie a un neonato, perché è molto difficile trovare delle persone che sappiano interagire con un bambino così piccolo di pochi giorni, e la cosa bella è proprio riuscire a fotografare quegli istanti che non torneranno più. Hai visto come te la piangere? Ce la faccio, eh? È un po' tutto insieme. Ok? Ecco, senno di poi, quello che posso dire è che il Mauro ha trovato proprio questo, ha messo a mio agio me, il mio bambino, e sicuramente saranno dei ricordi bellissimi, indelebili, non solo più nella memoria, ma potrò vederle io, farle vedere a tutti i miei parenti, e soprattutto un bel ricordo per lui quando sarà grande.